Io volevo, come direttore del settore, ho pensato ad alcune diapositive, nel senso che volevo riportare prima delle relazioni un po' una spiegazione del perché abbiamo invitato questi relatori. Questi relatori che sono appunto il dottor Senigoro, il dottor Senigoro, il dottor Reitano e il dottor Lazzari. Hanno rappresentato e rappresentano una storia per il settore nostro, quindi la nostra storia di psicologi che hanno fatto rispetto appunto a altre aziende un percorso ormai di 10-15 anni che abbiamo fatto insieme e che arrivano diciamo a quello che il dottor Staracci ha detto, ma in modo più ampio perché come sapete appunto il settore è trasversale a tutta l'azienda. Quindi perché abbiamo cercato questa buttata lì, le vecchie e le nuove risposte? Proprio per cogliere a chi non è del settore, come diceva prima il dottor Starace, colleghi, qui vedo colleghi appunto che sono venuti dalla regione, colleghi non solo di psicologi, quindi l'idea di far cogliere quanto è stato un percorso difficile, faticoso, contrattato con i bisogni sia dell'utenza che dell'azienda, perché è stata una contrattazione continua in questi 15 anni. Allora, quello che volevo darvi era proprio che la disciplina è cambiata, cioè noi siamo partiti nei primi anni 2000 ed è cambiata nella percezione del cittadino e della comunità. La disciplina è cambiata, come abbiamo visto, ci sono dati di evidenza, non è più la psicologia del 1980 o del 1985 che ha visto la nascita dei servizi del territorio. No, non voglio guardare voi perché c'eravamo o ci sono anche giovani. La disciplina ha acquisito un ruolo determinante nelle aziende proprio per la trasversalità stessa che c'è. Quindi io guardavo, noi siamo una diap veloce, nel senso che nell'azienda siamo sempre rimasti questi in questi anni dal 2006. Abbiamo diminuito le attività di prevenzione, mentre l'attività con gli utenti è lievemente aumentata. Siamo sempre quelli, ma è aumentata comunque il numero di utenti che andiamo a vedere. Che cosa abbiamo fatto? Vado velocissima, però è qui che ha cominciato a cambiare la psicologia nelle aziende, nel senso che dal 2004 ha cominciato la collettività a dire ci sono dei nuovi bisogni psicologici. Che cosa sono? Dai servizi, gli psicologi prima erano nella salute mentale adulti, nella neuropsichiatria, consultori familiari e SERD, aumentati, l'area ospedaliera, cardiologia, oncologia, hanno cominciato a chiedere bisogni di psicologia, l'area della fragilità, demenze, handicap, si è andate dietro della diversità stranieri. Quindi il nostro e la nostra risposta era richiesta da nuovi bisogni. Qui siamo passati da un'altra cosa e qui devo dire il dottor Rossenigo ha fatto un pezzo all'interno della regione Emilia-Romagna che forse non so se ne rende conto, per cui dopo passo la palla e sarà il primo relatore, quando con la dottoressa Colombari, presidente dell'ordine, andammo a fare questa cosa, che cosa chiedevano i clienti a noi. E lui ci pose una domanda che mi ricordo che quelli che c'erano, perché tanto siamo sempre quelli, ok, che cosa produciamo? Qual è il valore aggiunto degli psicologi? Il dottor Starace ne ha parlato prima di uno, ma noi cosa offriamo? Qual è il nostro prodotto? Allora parlavamo sempre di prestazioni, quanti colloqui, quante psicoterapie e lui ci pose, ma voi cosa producete? Ok, e questa domanda rimase per noi per anni, alla fine formulammo quella che è diventata, i clienti facemmo un grosso incontro nel 2009, i clienti valutano il lavoro degli psicologi, prospettive professionali ed organizzative, è stato un momento centrale per tutti gli psicologi dell'Emilia Romagna. E da qui partimmo col piano sanitario attuativo della salute mentale, che è il piano che poi è arrivato nel 2013 con le linee di indirizzo dell'organizzazione della psicologia nei servizi nelle aziende sanitarie. Quindi, che cosa? Le aziende allora si devono dotare di un coordinamento, e la circolare oggi ci dà le linee di indirizzo, di un coordinamento e pensare all'appropriatezza dell'intervento psicologico. Da lì siamo arrivati e passiamo all'intervento successivo, per quello che faccio un po' un excursus, ma così presento anche i relatori, al dottor Reitano che si è occupato all'interno della psicologia dei servizi nazionali di governo clinico.
Quindi anche per gli psicologi si va a parlare quindi di organizzazione, di produzione, con, però legata a un governo clinico delle della produttività dello psicologo. Appropriatezza, efficacia, efficienza, siamo negli anni 2008, 2009, 2010. Fin tanto che appunto all'interno del nostro, qui vi faccio l'excursus, nella nostra azienda, ma anche in regione, non si parla più di prestazioni, si parla di prodotti, ma dai prodotti oggi stiamo andando ai percorsi. Quelli che sono i percorsi che sono trasversali, quindi percorsi, famosi percorsi assistenziali che non riguardano un servizio, ma che vanno oltre. Prima parlavamo di depressione, ma quella depressione riguarda il medico di medicina generale, riguarda la psichiatria, quindi noi siamo in un percorso trasversale fra varie, col nostro contributo, tra vari, diciamo, servizi, mente, corpo, quel famoso bio psicosociale che si diceva all'inizio, forse attraverso i percorsi riusciamo a dare un fil rouge del paziente che percorre tutta la, non solo un professionista, ma tutti vari sedi della sanità e vari professionisti diversi. Ecco che chiudo dicendo quelle che sono le linee, oltre dove andiamo, dove stiamo andando. Uno, ci sono alcune parole chiave, l'empowerment, quindi stiamo organizzando da anni nella nostra azienda, stiamo tentando di realizzare quel famoso step and care, quel prodotto, quelle prestazioni sull'ansia e la depressione che avete visto nei paesi anglosassoni. Stiamo entrando e siamo dentro quelle famose UVM per la regione Emilia-Romagna, progettazione integrata, dove lo psicologo insieme agli altri professionisti e pone le sue competenze per la valutazione di quella persona, le famose valutazioni delle risorse, punti di forza, punti di debolezza, per poter attuare un progetto per quella persona e non per i sintomi o per sintomi, consulenza ai team, lavoro grosso fatto negli ospedali, interventi clinici trasversali e combinati. Questa è una cosa di cui a fatica, perché noi siamo abituati, e non credo solo gli psicologi, perché l'autoreferenzialità, non penso, scusate, perché ci accusano di autoreferenzialità, ma è di tutte le professioni sanitarie, stiamo cercando a fatica di organizzare tra i servizi, non solo nel servizio di psicologia, ma tra i servizi, proposte di trattamento combinate, cioè singolo, il gruppo, l'inserimento lavorativo, la psicoterapia individuale combinata con la psicoterapia gruppale, psicoterapia individuale con quella familiare. Interventi partecipati, cioè la peer education a fatica è diventata una nuova metodologia peer to peer con gli adolescenti, ma stiamo cercando di applicare non solo nelle scuole ma su tutto il territorio, addirittura nell'ambito intranet abbiamo alcuni progetti in alcune realtà. E infine, anche se non da meno, un grosso lavoro sugli interventi di rete in comunità. E qui credo, per citare una cosa che ci ha visti, il terremoto è stata una di quelle esperienze che ci ha visto in pieno dentro agli interventi di comunità. Quindi questo per finire, e qui lancio al dottor Lazzari, quanto nel nostro lavoro, grazie al fatto che abbiamo tutti i sistemi informativi, diventa la parola chiave, è che se vogliamo programmare dobbiamo valutare, dobbiamo verificare l'intervento e dall'intervento una verifica positiva per una nuova programmazione. Quindi è la raccolta, l'analisi, l'interpretazione, la programmazione delle attività. Ultimo, è per quello che lanciavo la parola, ricordiamoci quelli che sono gli studi di efficacia, che il primo ha già citato portando avanti il dottor Starace, ce ne sono altri con l'ultimo documento dell'APA che dice appunto dimostra l'efficacia della psicoterapia. Critica finale è quanto la fatica è, nonostante ci siano dati di costi d'efficacia, noi sappiamo, non a caso, che nei paesi anglosassoni sono stati gli economisti. E qui, citando una frase del chiudo del libro di Lazzari, presa da due, oltretutto, amici miei personali, dottor Nicolò e dottor Sergio Salvatore, che prende proprio dicendo la validazione c'è di una metodologia di intervento, però non è solo una questione scientifica ma anche economica, sia a livello di mercato delle prestazioni professionali che dei processi di distribuzione delle risorse pubbliche e istituzionali. Chiudo con questo e passo la parola al dottor Rossenigro per la sua relazione.